Le storie di centinaia di ragazzi con sclerosi multipla, il loro coraggio e la voglia di confrontarsi, di unire le forze per affrontare la malattia. Nel 50° anniversario di AISM arriva anche la 10ª edizione del convegno dedicato ai giovani dell'associazione. Inoltre 400 si sono riuniti a Roma per 2 giorni di laboratori, gruppi di lavoro, presentazioni e lezioni di esperti, ma soprattutto per incontrarsi e fare rete. Che chi entra dubbioso, scettico, esce da un convegno del genere completamente cambiato. Delle 118.000 persone con sclerosi multipla in Italia, circa il 50% sono giovani. Soprattutto a questi ultimi è dedicato l'evento. Ricercatori, neurologi e terapisti, fisiatri, riabilitatori, psicologi, avvocati, assistenti sociali ed esperti di alimentazione rispondono alle loro domande dando consigli su come gestire al meglio la malattia. Oggi, infatti, grazie ai progressi della medicina, scoprire di avere la sclerosi multipla non equivale necessariamente a ricevere un verdetto di invalidità. È cambiato molto la prospettiva e anche la percezione dei giovani, per quanto all'inizio, al momento della diagnosi, comunque, essendo una malattia imprevedibile, ti cade un po' una spada di Damocle, perché comunque pensi alla carrozzina, pensi a non camminare più, però comunque hai la possibilità, soprattutto anche col convegno giovani, di vedere che ci può essere tranquillamente una vita normale, tra virgolette. L'aspettativa dei giovani è evidentemente molto proiettata sulla qualità della propria vita, sulla pienezza della loro vita. Le domande sono cambiate, non sono più diventerò diversamente abile, perderò delle abilità, delle potenzialità fisiche, ma come gestisco la mia gravidanza e quanto posso fare questo tipo di lavoro, piuttosto che quanto a lungo e come saranno gli anni della mia vecchiaia con queste terapie. Quindi proprio un orizzonte che si è spostato da una paura vicina del futuro immediato invece a una percezione in cui la qualità della vita complessiva diventa il centro delle domande. Il primo convegno giovani di AISM si è tenuto a Genova nel 2008 con la partecipazione di una 40ina di giovani all'evento, creato da 9 ragazzi con sclerosi multipla. Ma l'impegno di AISM per i giovani è nato oltre 10 anni fa. Nel 2005 l'associazione ha pubblicato un libro bianco, frutto di una ricerca in collaborazione con Censis dal titolo Sclerosi Multipla, il futuro visto dai giovani, il coraggio di guardare avanti. I giovani sono il futuro, sono valore, inclusione e partecipazione, con loro che dobbiamo costruire un mondo libero di sclerosi multipla, ha dichiarato Mario Alberto Battaglia, presidente della FISM e da oltre 40 anni volontario di AISM. A partire dall'indagine Censis, ha aggiunto Battaglia, AISM ha introdotto nuovi programmi e politiche per i giovani ed oggi, con la Carta dei diritti e l'Agenda 2020, porta avanti con ancora più forza azioni tese a favorire il diritto al lavoro, all'informazione, alla partecipazione attiva alla vita e al diritto alla salute.